Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno dei lavori del Consiglio regionale della Toscana e anche in questo appuntamento facciamo il focus sull'ultima seduta e non solo. Ecco i temi. Parleremo del giorno del ricordo, mercoledì 10 febbraio c'è stata la seduta solenne in Consiglio regionale. E poi controversie ASL cittadini, una commissione mista conciliativa nasce proprio per la Toscana centrale. Seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del giorno del ricordo, il 10 febbraio del 2021. Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana per commemorare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, istituita nel 2004 con la legge 92 del 30 di marzo. Intende conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il più alto riconoscimento, peraltro nella seduta solenne del Consiglio regionale, il Pegaso, ripreso dalla bandiera del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale che lottò durante la Seconda Guerra Mondiale per restituire la libertà agli italiani, ha caratterizzato proprio il giorno del ricordo nell'Assemblea Toscana. A margine appunto della seduta solenne, il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo ha insignito dell'onorificenza allo storico Franco Cardini. Ancora un segno, ha dichiarato il Presidente, per impegnarsi sempre e comunque nella ricerca della verità per un futuro di pace e giustizia. Se il fascismo, perché si tratta del fascismo, cioè del regime che ha governato il primo dopoguerra in Italia, avesse fatto una diversa politica nel nord-est italiano, quello che è successo probabilmente non sarebbe successo, sarebbe successo in una misura minore. È vero, però attenzione, si potrebbe anche obiettare, ma se la Germania fosse stata trattata più equamente, più umanamente alla fine della prima guerra mondiale, gran parte del popolo tedesco sarebbe veramente andato con Hitler. Il giustificazionismo non è uno strumento storico. Naturalmente, però, quando succede qualcosa, bisogna capire dall'interno perché è successo. E allora, a che serve la memoria, a che serve il ricordo? Al di là dell'affetto, al di là anche del dovere della memoria, del ricordo, noi con tutta la nostra forza, con tutta la nostra tecnologia non potremo mai resuscitare un bambino ebreo o anche non ebreo, anche zingaro o polacco o russo, quello che volete, morto ad Auschwitz. Con tutta la nostra tecnologia noi non potremo resuscitare un ragazzo buttato nelle foibe o un vecchio buttato nelle foibe. Nemmeno il cane nero, sapete che gli sloveni, facendo un vecchio rito d'origine quasi omerica, ellenica, quando buttavano nelle foibe i Giuliano Dalmati, ci buttavano sempre dentro anche un cane nero, perché morisse con loro, ma soprattutto perché li accompagnasse all'inferi. Era un vecchio rito d'origine precristiana che questi ragazzi, che probabilmente erano dei bravi ragazzi, ma che in quel momento avevano le loro ragioni, fra virgolette, per fare quello che facevano, e che erano atei, comunisti, eccetera, addirittura la loro memoria collettiva riandava all'età d'Omero, in qualche modo per assicurarsi che l'anima del morto ingiustamente non tornasse in terra a vendicarsi. È il tempo di attualizzare la memoria, in un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini e quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più, quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche
a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo pezzo di storia, che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Beh, intanto occorre dire che la memoria è veramente un patrimonio prezioso che va salvaguardato e va tramandato, soprattutto ai giovani, perché si abbia consapevolezza di quello che c'è stato prima di noi e soprattutto perché questi ricordi, in questo caso di queste tragedie, possano servire perché questo non accada mai più. E poi è un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000, esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia, è una cosa che ci sta alle spalle ma che deve servire da monito per il futuro. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, ecco, diciamo, dalmata, giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando, ecco, le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. Alla valutazione che è stato un momento importante, come ogni anno quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come e dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste.
Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'Aula. E dopo questa ampia pagina dedicata al giorno del ricordo nella seduta solenne, il pomeriggio sempre di quella 10 febbraio si è tenuta invece all'interno dell'Aula Magna di Careggi la nuova commissione, cioè si è insediata la nuova commissione mista conciliativa per la Toscana centrale. E quindi si amplia così il ventaglio di strumenti a disposizione dei cittadini per dirimere controversie con la pubblica amministrazione. I contenziosi tra pazienti, ASL Toscana Centro e azienda ospedaliera di Careggi potranno essere quindi risolti da un soggetto super partes, composizione mista, garante di imparzialità e competenza su aspetti clinici, aspetti legislativi e organizzativi, la commissione mista conciliativa che si è insediata, come detto, il 10 febbraio a Careggi, è stata presentata dal difensore civico regionale Sandro Vannini, peraltro c'è anche a presiederla un delegato del difensore, l'avvocato Francesco Pastorelli. La commissione mista conciliativa è un secondo grado di giudizio. Se un cittadino non trova una soluzione in un rapporto che non ritiene adeguato e consono alle sue esigenze con l'ufficio reclami o l'ufficio relazioni con il pubblico, sia dell'azienda di Careggi ma anche della ASL Toscana Centro, può rivolgersi a questa CMC, commissione mista conciliativa presieduta dal difensore civico. In tal caso abbiamo fatto la scelta di delegare l'avvocato Francesco Pastorelli. Da un lato ci sono rappresentanti datoriali, cioè le aziende ospedaliera o dell'ASL, dall'altro ci sono rappresentanti dei consumatori e del terzo settore. Il problema, che è personale e individuale di un cittadino, può divenire patrimonio generale, cioè quel problema non è solo unico ma può riguardare altri cittadini e altri utenti, e quindi quel momento è un momento di risoluzione di una controversia di quel singolo da un lato, ma che può riguardare anche altri cittadini che hanno una casistica equivalente. Quindi oggi va a conclusione questa presenza di democrazia partecipativa dei cittadini che possono trovare una soddisfazione nella conflittualità o nella risoluzione di alcune controversie con le aziende del sistema sanitario regionale. Già sono state insediate queste commissioni nella Toscana meridionale e altresì sono state insediate nella Toscana nord-est. Questo è un istituto, ma l'elemento fondamentale è far capire che questo è un servizio dei cittadini toscani e che deve avere sempre come centralità l'obiettivo di curare i cittadini in un momento difficile della vita di ognuno di noi, cioè quando uno non sta bene. Questo strumento, la commissione mista conciliativa, è uno strumento di secondo grado rispetto alle istanze dell'URP o anche di accesso immediato per le questioni più complesse, è uno strumento di tutela del cittadino. Quando un cittadino ha da lamentare malfunzionamento rispetto alla prestazione che ha avuto dal sistema sanitario, e ci possono essere perché ogni giorno sono decine di migliaia di cittadini che fanno accesso a una prestazione del sistema sanitario regionale, sanno che possono trovare l'URP come prima istanza che entro 30 giorni deve rispondere, o se no la commissione mista conciliativa, che è un organismo fatto con rappresentanti delle associazioni di volontariato, con dipendenti delle aziende, presieduto dal difensore civico, dal suo delegato in questo caso, che dà una risposta e deve dare una risposta alle questioni poste al cittadino, e questo ovviamente in aggiunta poi agli strumenti di tutela giurisdizionale, cioè il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi più gravi. Commissione mista conciliativa ovviamente si attiva sulle segnalazioni dei cittadini, dei pazienti, dei bisogni, e questa idea di metterci insieme tra l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera è un modello molto interessante, perché voi immaginate il percorso che fa un paziente che magari può originare in un ospedale periferico, in un distretto, e poi si viene a ricoverare a Careggi. Magari succedono delle cose, allo stato attuale bisognava presentare due pratiche diverse, prima alla USL e poi a Careggi.
quindi con tutta una serie di duplicazioni, istruttori, eccetera, e ciascuna commissione poi esprimeva un proprio giudizio. Però esprimeva un giudizio non sulla completezza del percorso che aveva fatto il paziente, ma su singoli pezzettini. Per cui un'iniziativa di questo tipo serve a unificare queste cose, a vedere tutta la storia del paziente, quindi da quando è iniziato l'eventuale problema, tutti i passaggi, e quindi a quel punto si dà una, diciamo così, una valutazione unica e quindi, diciamo così, una risposta unica sul suo bisogno sia di salute sia di informazione, oppure di chiarimenti su pratiche corrette e scorrette che poi chiaramente vanno verificate. E quindi vi ricordo che la commissione mista conciliativa per la Toscana centrale, tutte le informazioni le trovate sul sito internet insieme a tutti gli aggiornamenti. Il sito è www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi ringrazio e vi aspetto tra 7 giorni sempre qua dentro il consiglio.